applico sul viso il Pro Base e passo all'applicazione del primer Rookie. Utilizzo la Naked 2 e prelevo Foxy. Con un pennello angolato vado a definire e ridisegnare le sopracciglia. Successivamente vado ad applicare abbondante cipria sotto l'occhio per evitare che eventuali fallout macchino il nostro viso. Vado a fissare le sopracciglia. Con un matitone color burro vado a creare il mio punto luce e successivamente mi aiuto nella sfumatura con un pennellino. Applico poi Foxy dalla mia Naked 2 e inizio il mio lavoro. Applico la matita color burro anche sulla palpebra mobile. Vado a sfumare la mia matita con il pennello utilizzato precedentemente, questa ci farà da base per gli ombretti successivi. Applico Chopper su tutta la palpebra mobile e vado a sfumarlo molto bene. Applico nella parte interna del mio occhio un ombretto dorato in crema e vado a fissarlo successivamente con Alpha Bikid. Con un pennello pulito da sfumatura sfumo il tutto. Con una matita nera vado a creare la mia codina e con un pennello la sfumo molto ma molto bene. Con un pennello da eyeliner vado a prelevare blackout e intensifico la matita applicata precedentemente. Sfumo per bene il lavoro. Successivamente con un pennello da sfumatura prelevo Busted e vado a creare la mia sfumatura tra il color dorato e il nero. Successivamente con Foxy vado ad evidenziare il mio punto luce. Con un pennello a setole piatte prelevo del correttore e vado a delineare e a pulire il mio lavoro. Continuo a sfumare. Passo all'applicazione dell'airliner e prima che il prodotto sia completamente asciutto vado a sfumare l'esterno del mio occhio. Questo ci permetterà di ottenere uno sguardo più intenso e più sexy. Sfuma il tutto. Vado ulteriormente ad intensificare il nostro sguardo con l'aiuto di blackout. Applico nuovamente l'airliner e ripeto lo stesso procedimento. Passiamo alla base e vado ad eliminare la cipria precedentemente applicata. Applico il primer su tutto il viso. Passo all'applicazione del fondotinta e stendo in maniera omogenea il prodotto. Il prodotto che sto utilizzando è un prodotto ad altissima copertura e vado a lavorarlo sia con il pennello che con una spugnetta da make up. Sfumo bene il prodotto anche sul collo. Con un correttore vado a definire le mie zone di luce. Sfumo prima con un pennello e poi con una spugnetta da make up.
vado a fissare il tutto con una cipria. Successivamente con una terra vado a definire i miei punti d'ombra e quindi effettuo un contouring abbastanza marcato. Successivamente scelgo di applicare un illuminante sui toni del dorato. Mi dispiace che dalla fotocamera non renda. Il make-up volge qua. Il make-up è terminato, ecco il risultato finale. Spero vi piaccia. Ovviamente io credo che la passione per il make-up sia del tutto personale. Questa è la mia proposta e nulla, spero vi piaccia. Ciao!